I get up with the wind. Today I'm ready to win, but losing is a game. I keep my roots in. I run through blocks, and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra Equitalia del vertice per Bruxelles. Fondi e SICAV, profondo rosso. Reti quotate, si salva solo Fineco. Intesa San Paolo, svolta ibrida. Saxo Bank prende Bink Bank per 424 milioni. Occhio a chi sfrutta illecitamente il marchio Deutsche Bank. Trovate le risorse per il deficit al 2,04%, reddito di cittadinanza senza variazioni ma da fine marzo 2019, ecotassa per le auto extra lusso e SUV e tagli fino al 40% delle pensioni d'oro. Sono le novità principali dell'ultimo vertice notturno a Palazzo Chigi sulla manovra, durante il quale è stato trovato l'accordo nel governo giallo-verde che dovrebbe scongiurare l'apertura della procedura di infrazione contro Italia da parte UE. Sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. È il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto quello per cui abbiamo lottato e che siamo a un passo dall'ottenere, ha scritto il vice premier Luigi Di Maio sul blog dei 5 Stelle. Nelle prossime ore ci sarà la cartina di tornasole, scopriremo se a Bruxelles hanno voglia di costruire e portano rispetto o se invece prevale il pregiudizio verso un governo dell'imprevisto, ha detto invece il ministro dell'interno e vice premier Matteo Salvini a Milano. Si avvicina la fine dell'anno e si fanno bilanci. Anche gli investitori valutano le performance del proprio portafoglio e nella gran parte dei casi non saranno soddisfatti. In effetti il 2018 è stato un anno particolarmente difficile sui mercati finanziari, con quasi il 90% delle asset class che nel 2018 ha generato perdite. È una situazione particolarmente sfavorevole e peggiore da questo punto di vista anche ai terribili anni 2008 e 2011. Si va dai mercati azionari internazionali alla borsa italiana, dall'oro al private equity, dalle commodities energetiche ai titoli di Stato europeo. Tutti sono in territorio negativo rispetto a gennaio. Il 2018 da questo punto di vista è stato probabilmente uno spartiacque, un anno che può aver segnato la fine dei bei tempi in cui tutti si sono sentiti indebitamente grandi investitori. Come sostengono diversi analisti, nei prossimi anni probabilmente non si ripeterà la congiunzione astrale sfavorevole del 2018, ma è molto probabile che non vedremo più le performance facili degli ultimi anni. Un solo sorriso in un mare di indecisione. Il 2018 per le reti di consulenza finanziaria quotate è stato un anno di transizione. Uno scenario dove tutte le protagoniste del settore hanno messo a punto strategie per affrontare la rivoluzione MiFID 2 che porterà più trasparenza e pressione sulle commissioni. Ma nel frattempo il deludente andamento dei listini ha fatto rallentare la raccolta e ha fatto precipitare il loro valore in borsa, fatta eccezione per Fineco Bank. Tutte le reti da inizio anno perdono a Piazza Affari un terzo del loro valore rispetto al dicembre 2017. Per la rete guidata dall'amministratore delegato e direttore generale Alessandro Foti, invece, la performance year to date mostra un confortante più 8,5%. Intanto si terrà giovedì 20 dicembre a Milano la convention manager della società, l'evento annuale durante il quale la banca riunisce circa 200 manager della rete dei consulenti finanziari e 50 top private banker per fare il punto sui risultati del 2018 e sulle prospettive per il 2019. Nel nuovo anno Fineco amplierà la gamma di offerta con il lancio delle gestioni patrimoniali attraverso l'inserimento di gestori terzi specializzati e l'introduzione di nuovi fondi di private equity, private debt e private insurance. Banca assicurazione. È questa la vetrofania a caratteri cubitali apparsa dallo scorso giugno sulle vetrine delle filiali di Intesa San Paolo. Si tratta di un vero e proprio outing sulla nuova mission dell'istituto guidato dall'amministratore delegato Carlo Messina. D'altra parte il business delle polizze è molto remunerativo per il gruppo, con un contributo all'utile ante imposte pari all'11% circa, il doppio se si aggiungono le commissioni legate alla distribuzione dei prodotti. Ecco perché nell'ultimo piano industriale presentato nel febbraio 2018 la società ha palesato con decisione la volontà di crescere all'interno di questo segmento. Sono stati inseriti 220 specialisti a supporto delle filiali, mentre c'è un programma di formazione dedicato a circa 30.000 dipendenti.
Saxo Bank ha siglato l'accordo per acquisire il broker olandese Bink Bank per la cifra di 424 milioni di euro, pari a 480 milioni di dollari. La danese Saxo Bank, con cui Banca Generali ha siglato un accordo per la nascita della sim di trading online BG Saxo Sim, si conferma sempre più un punto di riferimento per il fintech in Europa. Saxo pagherà 6,35 euro per ogni azione di Bink Bank, con un premio del 35% rispetto alla chiusura di borsa dello scorso 14 dicembre. Saxo Bank, che offre un servizio di trading online per azioni, valute e derivati, è controllata da Geely Holding Group del miliardario cinese Li Shufu. Occhio alle comunicazioni. Hadoop ha recentemente messo in allerta il pubblico su uno spiacevole nuovo caso di presunta truffa legata ai fondi di garanzia. Diverse persone sarebbero state raggiunte da telefonate prima e da mail dopo da parte della DB Private, una società che gioca illecitamente con nome e peggio ancora col marchio della vera Deutsche Bank. Telefonate e mail che giungono dal sedicente dottor Leonardo Sartori della suddetta finta società, il quale si presenta con toni molto gentili e non mette affatto fretta, dicendosi disponibile ad attendere la decisione dell'interessato. La documentazione fornita a supporto dell'offerta appare credibile ad un occhio non esperto, con tanto di logo di Deutsche Bank assieme a quelli di Consob, ESMA e di altre autorità di vigilanza. Nella comunicazione vengono richiesti carta d'identità, una bolletta, un documento dove sia visualizzato l'indirizzo del malcapitato e infine la carta di credito della banca con coperti 4 numeri centrali e il codice CVV sul retro. Come sempre in questi casi, diffidare è d'obbligo. Finanzaoperativa.com anche quest'oggi ci propone il consiglio del giorno, che Eurotech, buy per Banca IMI, che ha alzato il target da 3,8 a 5,2 euro dopo un'apertura in mattinata a 3,47. Risultati forti nel primo semestre, continuati anche nel terzo quarter, quando il gross profit è cresciuto del 50%. In conclusione, la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto BG, mentre ultima posizione per RWC. Qui da Blue Rating News è tutto, un augurio di buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com